estraneo un attimo dal contesto, effettivamente, se partiamo dall'idea di Living Lab, questo progetto in particolar modo è proprio, si è avvicinato in maniera molto, è proprio al servizio del cittadino, dove i risultati tirati fuori sono oggettivamente, realmente utilizzabili da subito, anzi erano già utilizzabili in fase di sperimentazione e rimarranno a disposizione per il futuro. Prima di salutare volevo chiedere se per caso qualcuno da fare qualche domanda ai relatori di quelli che... Niente, bene. Volevo... Eccolo. No, solo per completare, però, riagganciandomi a quello che dicevo prima, sulla presentazione di Lars per quanto riguarda le tematiche, si ricorda di Smart Cities, dove statisticamente su 79 progetti, no? Abbiamo avuto una grossa partecipazione sul tema salute, per esempio, un po' sul tema education o ambientale, è un minore appunto porto progettuale sui temi più strettamente connessi al significato letterario di Smart City. Da questo punto di vista, però, la qualità del disegno si accompagna ad altri progetti che ci consentono di nel back office di ragionare in maniera diciamo integrativa e complementare. C'è un altro progetto, per esempio, sperimentando sul percorso di illuminazione intelligente, in cui al di là della tecnologia LED e della possibilità di questi lampioni di accendersi quando c'è gente che si avvicina, insomma, risparmio energetico, cose di questo genere, c'è l'associazione al concetto di palla di dimensione elettrica anche di hotspot, quindi volevo agganciarmi al discorso non della presenza, però un fatto di comunità, cioè l'infrastruttura. Allora, la complementarietà dei progetti suggerisce anche al decisore politico diciamo, la necessità di investire proprio sull'infrastruttura e diciamo, la regione, la nostra regione, questo Ministro si sta attrezzando il finanziamento della banda ultra larga, andiamo verso proprio un tessuto infrastrutturale che consente la copertura totale del territorio in termini anche di velocità di connessione e quindi di facilità di utilizzo di strumenti internet. Quindi voglio dire, con l'Inlab andiamo bottom up, dalla domanda verso no, la soluzione, però al tempo stesso la regione si sta attrezzando top down per riversare sul cittadino una serie di dotazioni infrastrutturali che consentono di accompagnare la soluzione della domanda con l'infrastruttura adeguata. Questo è un po' il quadro in cui ci stiamo muovendo. Quella nuova programmazione probabilmente l'obiettivo sarà quello di, come dicevo prima, di allargare l'applicabilità di questi sistemi su vedi regionale o sicuramente su area metropolitana e consentire anche alle imprese, che è una misura che va a supporto delle imprese in prima battuta di allargare i propri obiettivi di business. Mi piace molto l'idea di utilizzare questi sistemi su altre città, la Puglia diventa un motore di innovazione a livello nazionale e quindi io mi complimento ulteriormente e faccio gli auguri per il follow up del progetto che seguiremo molto da vicino sicuramente. Grazie. Grazie ancora.